Ben ritrovati. Lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco di venerdì 29 settembre 2023. Nella festa dei Santi Arcangeli, la liturgia ci fa leggere il primo dialogo che Gesù ha con Natanaele, in cui non solo porta alla luce la verità del suo cuore, ma fa riferimento a un'immagine misteriosa in cui sono citati proprio gli angeli. Sta scritto: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Lungi da me volermi addentrare in una riflessione sull'angelologia, ma vorrei approfittare di questa festa per dire qualcosa proprio del modo ordinario attraverso cui Dio agisce nella vita di ognuno di noi. L'idea errata è quella di immaginarci Dio come qualcuno essenzialmente fuori dalla realtà. Gesù afferma che sarà proprio Lui, invece, a diventare un ponte tra il cielo e la terra. Attraverso Gesù si sale e si scende. Ma questo cosa significa in termini esistenziali? Fare esperienza di Dio significa fare esperienza di una novità che introduce nella vita un senso nuovo, che è tale non solo perché è inedito, ma perché ha il potere di dare significato a tutte le cose. L'annuncio di questo senso nuovo che cambia la nostra vita è rappresentato da Gabriele. Ma l'esperienza di Dio è anche l'esperienza di essere presi sul serio nella nostra debolezza. Ognuno di noi ha bisogno che qualcuno lo curi nelle proprie ferite e non che lo giudichi. Questa modalità compassionevole e lenitiva è rappresentata da Raffaele. Infine, ognuno di noi, nel rapporto con Dio, deve potersi sentire al sicuro da tutto ciò che è contro di noi, dal male, cioè da colui che non solo vuole cancellare un senso e ferirci, ma che più di tutti vorrebbe frantumare la convinzione di essere amati. Questa particolare protezione è rappresentata da Michele. Buona giornata e che Dio sia con tutti voi.